Volevo fare una riflessione, spero breve per voi, sul guarire da dentro. Succede quasi sempre che le persone fanno delle cose per sentirsi meglio, per guarirsi. Pensiamo alle medicine, oppure pensiamo anche, peggio, alle sostanze, alle dipendenze varie, che vadano da quelle definite vere e proprie droghe, a cibo, zucchero, cioccolato, alcol, eccetera, eccetera, eccetera. Se una sostanza agisce nel nostro organismo è perché ci sono i recettori che l'accolgono. Ma se ci sono i recettori che l'accolgono è perché ci sono le sostanze endogene, cioè perché il nostro organismo produce quelle sostanze. Quindi, in sintesi, se tu prendi una sostanza da fuori, quella occupa il recettore, il quale diventerà occupato prima di tutto e poi sempre meno sensibile. E quindi ce ne servirà sempre di più e sarà sempre più difficile ottenere il benessere o la soddisfazione. Se tu invece attivi dall'interno, fai qualche cosa, è ovvio, si tratta di sapere cosa fare. E qui vengono le pratiche, come ad esempio la biotransa energetica, i vari modelli di guarigione che partono da dentro. Tu fai delle cose da dentro che attivano quelle sostanze endogene, le quali si legano ai recettori in modo naturale, per la durata e per il tempo necessario, fino a quando potrai imparare a mantenere una costante produzione di queste sostanze e quindi raggiungere uno stato di pace, di base, e di conseguenza attivare quei processi di guarigione che ti fanno stare meglio. Meditate, gente, meditate. Bye bye.